si sono decimati. Allora, direi che riprendiamo i lavori cercando di non abbioccarci troppo con il post prandiale. E adesso abbiamo al tavolo addirittura un gruppo integrato, perché il gruppo che chiameremo Le Ville, perché c'è una componente di Villa Sacra Famiglia e una componente di Villa Letizia di Frosinone, quindi adesso lasciamo a loro la parola e grazie. Sì, noi tratteremo diciamo diversi casi clinici sulla frattura di femore. Vi chiederete perché la frattura di femore? In effetti essa è un evento acuto che però sia per la causa scatenante, l'osteoporosi, che è appunto una patologia cronica, che per le complicanze che può comportare e può quindi cronicizzare, diventa nel tempo anche una malattia cronica. Distinguiamo innanzitutto la malattia acuta, che è quel disturbo che insorge improvvisamente nell'individuo e che va incontro a risoluzione in tempi relativamente brevi, quindi attraverso la restituzione di integrum, e ritornando quindi ad un livello di salute precedente. L'episodio acuto, pur nella sua gravità, rappresenta una rottura temporanea nel modo di vita abituale del paziente e gli permette però il ritorno ad una condizione di guarigione preesistente all'episodio di malattia. La malattia cronica invece è curabile ma non guaribile, e questo implica la perdita definitiva della condizione preesistente alla malattia e l'assestamento ad un livello diverso da quello precedente. Quindi è caratterizzato da una durata molto più lunga e da eventuali aggravamenti. Infatti da una patologia cronica si possono avere diverse riacutizzazioni che possono richiedere anche l'ospedalizzazione. Questa condizione apre scenari diversi sia al curante che al paziente, perché il paziente e anche il curante devono praticamente accettare l'idea di non poter guarire, ma di accettare la malattia e di ripristinare la propria quotidianità. Alla malattia acuta associamo fondamentalmente il modello biomedico, che è tipico dell'approccio emergenziale, è quell'intervento focalizzato prevalentemente sull'individuo portatore di una patologia in fase acuta, che per le sue caratteristiche necessita di una diagnosi tempestiva e di un intervento terapeutico ben codificato in tempi brevi e che va gestito dal medico in modo direttivo in sistema di tipo ospedaliero. Il modello biopsicosociale invece si calza meglio, diciamo, con la malattia cronica. È un modello molto aperto, l'approccio e l'assistenza alla patologia appunto del malato cronico e richiede quindi un controllo continuo del paziente stesso, che va dalla prevenzione degli episodi acuti alla revisione della terapia. La malattia cronica, poiché è protratta nel tempo, si radica nel tessuto sociale e coinvolge non solo il paziente ma anche la famiglia. Tutto questo si sviluppa in una dimensione terapeutica dilatata nel tempo, che è necessaria al paziente per accettare la propria malattia e per imparare a curarsi. Quindi è in un nuovo contesto sociale, caratterizzato dall'aumento dell'incidenza delle patologie croniche nella popolazione, dall'esigenza di qualità ed efficacia nei servizi sanitari, uniti anche ad una maggiore consapevolezza dei diritti del malato, che si è sviluppato il concetto di educazione terapeutica, che si è differenziato da quello di educazione della salute. L'educazione alla salute è definito dall'Organizzazione Mondiale di Sanità come un processo che conferisce alle persone la capacità di aumentare e migliorare il controllo della propria salute, quindi in termini di prevenzione primaria e prevenzione secondaria. Mentre l'educazione terapeutica, sempre secondo l'OMS, consiste nel formare il malato affinché egli possa acquisire le competenze adeguate per raggiungere un equilibrio tra la sua vita ed un ottimale controllo della malattia. Quindi si parla di prevenzione terziaria, allo scopo di ridurre la gravità e le complicanze delle malattie croniche, in sostanza per migliorare la qualità di vita dei pazienti. È fondamentale in questa educazione terapeutica la collaborazione tra la famiglia e il personale sanitario.
Quindi è un processo di apprendimento sistemico centrato sul paziente che prende in considerazione vari aspetti: i processi di adattamento dei pazienti, i bisogni soggettivi ed oggettivi dei pazienti stessi, sia espressi che non espressi, la vita quotidiana del paziente, l'ambiente psicosociale e familiare del paziente stesso e una valutazione del processo di apprendimento e dei suoi effetti. E si caratterizza come parte integrante del trattamento e dell'assistenza, come processo continuo che deve essere adattato al decorso della malattia ed è soprattutto multiprofessionale, interprofessionale ed intersettoriale. Gli interventi di educazione terapeutica ben casano con la frattura di femore perché si affiancano alla terapia convenzionale, quindi all'intervento chirurgico, alla terapia farmacologica antiosteoporotica e la supplementazione di vitamina D, all'aumentato intake di proteine con la dieta e ovviamente alla terapia riabilitativa e affiancano praticamente la terapia convenzionale durante tutto il percorso di cura, quindi nella riabilitazione, nella prevenzione e nel trattamento degli effetti collaterali della terapia, nella gestione delle attività quotidiane e nel follow-up. L'OMS ha definito, qui trovate un elenco di malattie croniche in cui l'efficacia del trattamento è strettamente legato a livello di formazione terapeutica del malato e vedete che sono citate anche le malattie del sistema muscoloscheletrico, tra cui l'osteoporosi. Cos'è l'osteoporosi? È una malattia sistemica dello scheletro caratterizzata da una ridotta massa ossea e da alterazioni qualitative, micro e macro architetturali e delle proprietà minerali, che si accompagnano ad un aumentato rischio di frattura. Sono considerate primitive quelle postmenopausali e quelle senili, mentre le secondarie sono dovute a farmaci o a patologie internistiche. La sua incidenza aumenta con l'età ed è molto frequente nei pazienti over 80 anni. Tra gli anziani le fratture osteoporotiche sono una delle maggiori cause di decesso, con un tasso che va dal 15 al 30% nell'anno successivo ad una frattura di femore prossimale. Inoltre, ovviamente, hanno importanti implicazioni sociali ed economiche, oltre che sanitarie, in quanto aumentano l'istituzionalizzazione, riducono l'autosufficienza e quindi anche aumentano l'incidenza di mortalità. Le conseguenze dell'osteoporosi sono ovviamente le fratture. Unico segno e sintomo dell'osteoporosi stessa e si dividono in vertebrali, femorali e di polso. Parlando appunto di sintomi e di segni, il sintomo della frattura di femore è il dolore, che può essere però soggettivo. Il segno è il dato oggettivo, che è appunto l'extrarotazione e l'accorciamento dell'arto fratturato. Bisogna appunto differenziare il concetto fra sintomo e segno. Il sintomo è appunto ciò che ci riferisce soggettivamente il paziente e il segno invece è il dato che il medico o l'infermiere insomma rileva durante una visita o durante la rilevazione dei parametri. Però la patologia è la convivenza fra il sintomo e il segno. Ricordiamoci che nel paziente anziano e con comorbidità e anche nel paziente con frattura di femore, nel suo decorso, che va dal momento dell'evento frattura fino a tutto il percorso di cura, quindi dal cambiamento che questo evento frattura avrà nella sua vita, il dolore non è soltanto quello fisico, ma coinvolge globalmente la persona malata, quindi può insorgere il dolore psicologico, il dolore sociale, perché cambiano anche i rapporti affettivi più significativi, fino a diventare un dolore esistenziale. Il femore prossimale è il tipo di frattura più frequente, cioè la parte più alta del femore, questo per una problematica architetturale, in quanto questa parte più alta del femore è sottoposta alle sollecitazioni meccaniche maggiori e quindi in sostanza si frattura più spesso. La causa è generalmente un trauma non efficiente, quindi una banale caduta domestica. A volte però i pazienti riferiscono un dolore acuto prima della caduta e quindi una frattura spontanea sotto il peso del proprio corpo. Per un paziente anziano la frattura di femore è un'esperienza davvero drammatica. Dopo l'evento appunto della frattura ovviamente vi è un'emergenzialità, il paziente deve andare in ospedale tramite l'ambulanza del 118 e deve essere sottoposto ad intervento chirurgico entro 48 ore dai percorsi ortogeriatrici che si stanno definendo negli ultimi anni, a meno che non vi siano complicanze che possano ritardare o controindicare l'intervento.
Le fratture del femore prossimale si distinguono appunto in mediali e laterali, questo soltanto per vostra conoscenza. Quelle che guariscono meglio sono quelle laterali, quelle mediali sono un po' più difficili in quanto vanno a ledere nei vasi sanguigni che erodono la testa del femore. Quindi questo complica un pochettino di più sia la guarigione post-intervento che l'intervento stesso, in quanto vi faccio vedere qui le fratture laterali possono essere trattate semplicemente comunque con dei chiodi, si chiama osteosintesi con chiodo o con viteplacca, mentre le fratture mediali necessitano di endoprotesi, che ovviamente è un intervento un po' più invasivo che può avere delle complicanze un pochino più importanti. Il nostro paziente ortogeriatrico, perché così si chiama nell'ambito geriatrico il paziente affetto da fratture, da fratture osteoporotiche, che ci tenevo a specificare anche per il discorso che faceva il dottor Cafariello stamattina, sono definite fratture da fragilità, perché in realtà il paziente che subisce le fratture osteoporotiche non è altro che il nostro paziente fragile, identificato con comorbidità, polifarmacoterapia, deficit cognitivo, anemia, insufficienza d'organo cardiaco, renale o respiratorio, rischio di malnutrizione, disidratazione, facilità a cadere per cause multifattoriali e mancanza di supporto sociale. Sappiamo bene la drammaticità dell'anziano fragile che va in ospedale, perché spesso vanno in ospedale i pazienti che sono di età molto avanzata, quindi possono giungere già in uno stadio molto avanzato della malattia. Spesso l'evento frattura di femore è un evento iceberg di una situazione osteometabolica che è già molto compromessa. Possono presentare ovviamente delle comorbidità che si riacutizzano, possono tardare la diagnosi, in questo caso in realtà possono tardare più che altro l'intervento chirurgico e quindi compromettere gli outcome funzionali che sono fondamentali nel percorso post-operatorio. Spesso i nostri anziani possono essere incapaci di adattarsi ad un ambiente estraneo come quello ospedaliero, che può essere anche ostile, e possono dover affrontare ulteriori nuovi problemi associati al trattamento della malattia. È ovvio quindi dedurre che la frattura di femore è correlata ad una peggiore qualità di vita all'aumentare dell'età, poiché non è appunto esente da complicanze, e le complicanze più importanti e severe sono l'anemizzazione con possibili conseguenti ischemie miocardiche, renali o cerebrali, immobilizzazione e lesioni da pressione, trombosi venosa profonda, embolia, disidratazione, infezioni varie, deficit cognitivo, delirium, deficit nutrizionali e riacutizzazioni delle comorbidità preesistenti. Questa è una panoramica delle conseguenze delle fratture di femore. Nell'80% dei pazienti non si recupera l'indipendenza, nel 50% il paziente rimane disabile, il 25% di questi pazienti muore. Quindi si entra in un circolo vizioso che dalla frattura si va appunto ad un dolore che abbiamo visto non è soltanto quello fisico ma è anche psicologico, sociale, esistenziale, si va verso la disabilità, disturbi dell'equilibrio con risvolti anche psicologici. Questi ovviamente portano ad una riduzione dell'attività fisica con un aumentato rischio di cadute che possono portare anche ad una sindrome dell'immobilizzazione e il circolo vizioso persiste. Chiudo con questa diapositiva che illustra in realtà un ortopedico illuminato che negli anni 70 ideò il nuovo modello che è tuttora esistente in tutta Italia, si sta diffondendo sempre di più, che è il modello ortogeriatrico, che è un nuovo modello assistenziale in realtà nel setting ospedaliero, però perché definisce praticamente la cogestione del paziente fratturato tra geriatra e ortopedico e tutta l'equipe che collabora al paziente fratturato, ma in realtà è un modello che possiamo riportare, anzi che noi già facciamo nelle strutture territoriali, in quanto ovviamente il paziente fratturato di femore, e adesso loro ne parleranno meglio, viene gestito ovviamente in equipe. Queste sono le tre pazienti che andremo a presentarvi: Agata, che è degente a Villa Sacra Famiglia, e Wanda e Maria Teresa, che sono degenti a Villa Letizia. Grazie.
Allora, buongiorno, sono Rosalba Gallo, la coordinatrice del primo piano di Villa Sacra Famiglia. E mi è stato dato l'input di parlare appunto della prevenzione delle cadute dei pazienti con deficit cognitivo, proprio perché rappresenta sia nel domicilio che all'interno dell'RSA e all'interno delle strutture ospedaliere un evento quanto mai importante e fondamentale per i percorsi clinico-assistenziali. Ma il paziente con deficit cognitivo, tanto quanto gli anziani, è comunque un paziente fondamentalmente fragile. Infatti in Italia si stima che sono 600.000 gli anziani afflitti da malattia di Alzheimer e che rappresentano quindi la forma più diffusa di demenza sul nostro territorio. Ma perché sono fragili? Sono fragili perché con il progredire della malattia l'anziano diventa incapace di badare a se stesso, quindi non è in grado di muoversi da solo né di alimentarsi in maniera autonoma, e questo quindi rappresenta un problema fondamentale. E la memoria remota viene compromessa, e quindi tale compromissione determina un rischio di caduta, perché c'è bisogno di un'attività assistenziale importante nella vita quotidiana, quindi lavarsi, vestirsi, alimentarsi, perché l'anziano non è più in grado di deambulare né di alimentarsi autonomamente. Questo comportamento diviene progressivamente compromesso ed è presente un completo disorientamento spazio-temporale dell'ospite. A questo si associa quindi una aprassia della deambulazione, quindi una perdita della capacità di programmare la giusta sequenza dei gesti complessi finalizzati quindi al raggiungimento di uno scopo, e questo quindi è un problema per quanto riguarda la corretta deambulazione del soggetto anziano con deficit cognitivo. Quindi il malato, non ricordando più le giuste sequenze dei gesti, quindi non è più in grado di usare un coltello, quindi ha difficoltà nel vestirsi e quindi anche nella deambulazione. E nella fase avanzata della malattia, i traumi da caduta accidentale sono uno degli eventi più gravi e più importanti che noi ci troviamo ad affrontare frequentemente. A volte però le complicanze non si presentano soltanto nella fase avanzata della malattia, ma anche nella fase intermedia. In molti casi, con un'assistenza adeguata, è possibile prevenirle o comunque ritardare la comparsa di questi eventi. E ricordiamo che la prevenzione delle cadute è all'interno delle strutture residenziali un indicatore di qualità del servizio che viene attuato e del livello di sicurezza che viene garantito all'ospite all'interno di una struttura. Ricordiamo che le cadute sono un evento sentinella. Le raccomandazioni del Ministero della Salute, infatti, definiscono la caduta accidentale come un evento avverso di particolare gravità, potenzialmente evitabile, che può comportare morte o grave danno e che determina quindi la perdita di fiducia inoltre dei cittadini verso il sistema sanitario nazionale, e quindi questo comporta che gli operatori sanitari debbano prendersi carico in maniera importante di questa condizione. Quindi la parola chiave qual è? La parola chiave è la prevenzione. Purtroppo in alcuni casi più gravi alcune complicanze sono quasi inevitabili, e quindi bisogna lavorare tanto per fare un piano assistenziale individualizzato, ben strutturato proprio addosso al singolo ospite, per poter prevenire tutte quante quelle che sono le situazioni pericolose. Il malato cade più frequentemente e può anche non accorgersi di eventuali fratture anche per qualche giorno, proprio perché non riesce ad esprimere in maniera adeguata e non riesce a percepire in maniera adeguata il sintomo dolore. E quindi sta a noi cercare di fare una corretta valutazione tempestiva in tutti i casi in cui avviene un trauma che a parer nostro può sembrare anche banale.
La prevenzione, la genesi delle cadute è quasi sempre la conseguenza di più fattori messi insieme, quindi il nostro lavoro non deve essere focalizzato su un singolo aspetto, ma a 360 gradi su una serie di aspetti intrinseci ed estrinseci che ruotano intorno all'ospite e che quindi vanno in qualche modo gestiti e trattati. La prevenzione delle cadute quindi è un elemento fondamentale sia per le potenziali e gravi conseguenze che possono determinare e quindi anche perché nel paziente demente anche il trauma lieve comunque avendo una fragilità ossea legata all'osteoporosi, come la dottoressa Indiano ci ha precedentemente accennato, anche il trauma banale può comunque essere un evento disastroso. In caso di caduta, quindi va ricordato che il soggetto demente può talvolta continuare a camminare, anche se fratturato, avendo quindi una scarsa capacità di interpretare il sintomo doloroso. Alcuni tipi di frattura del femore, infatti, pur accompagnati a un dolore vivace, consentono comunque al soggetto di mantenere la stazione eretta e quindi lui avverte il dolore, ma comunque è in grado di deambulare. E ogni qualvolta quindi ci sia una caduta, specie nell'anziano che lamenta dolore o quando il suo livello di agitazione o di aggressività si modifica o aumenta, va sempre contattato il medico di medicina generale o comunque un referente medico. Perché parliamo di agitazione e aggressività aumentata? Perché nel paziente con deficit cognitivo spesso e volentieri l'aggressività e l'agitazione è un modo per esprimere il disagio e il dolore, quindi è un equivalente al sintomo di cui parlava prima la dottoressa Indiano, che non è in grado invece di esprimere a parole. Quindi, come possiamo fare per prevenire le cadute? Bisogna razionalizzare la terapia farmacologica e quindi per ottenere una migliore performance motoria, quindi tutti quanti i farmaci che vengono dati agli ospiti o comunque ai pazienti va sempre fatto un calcolo costo-benefici tra quello che viene dato, quindi il risultato che noi vogliamo ottenere e gli effetti collaterali della terapia farmacologica. La scelta dei farmaci che devono tendere a non ridurre le abilità motorie del malato e a non ridurre l'attenzione e la vigilanza durante il cammino e a provocare inoltre anche bruschi cali pressori che possono essere determinanti nelle cadute. Ovviamente molti di questi farmaci noi non possiamo non darli, però arrivato a questo punto dobbiamo sapere che quando li diamo il nostro livello di attenzione deve aumentare. Molti farmaci per controllare alcuni disturbi del comportamento possono avere infatti tra gli effetti collaterali un peggioramento delle performance motorie e quindi un aumento delle cadute. Quindi spetta a noi operatori sanitari cercare di... Quindi sta a noi cercare di aumentare la nostra attenzione. Poi ci sono i fattori intrinseci su cui noi solo in parte possiamo agire. Quindi l'età, la storia di cadute precedenti, il deterioramento mentale, il deficit neuromuscolari, i disturbi del controllo sfinterico, la dipendenza delle attività di vita quotidiana, la riduzione del visus, deformazione del piede e comunque paura di cadere, che sono proprio delle caratteristiche, una caratteristica tipica del soggetto con deficit cognitivo. Le azioni sui fattori estrinseci, quindi dobbiamo eliminare gli ostacoli ambientali, dislivelli, gradini, l'illuminazione deve essere adeguata, la ghiaia nel giardino deve essere eliminata, ostacoli lungo il percorso della deambulazione, sono tutti atti che devono essere messi in pratica sia nel domicilio che all'interno delle strutture sanitarie. Inoltre l'utilizzo di abbigliamenti non idonei, quindi ciabatte che non danno stabilità al piede, scarpe con suola scivolosa o di misura non idonea. Non a caso quando gli ospiti entrano all'interno di una struttura sanitaria noi diamo tutto quanto un elenco dell'abbigliamento adeguato per l'ospite affinché questo possa ridurre appunto l'evento caduta accidentale. E inoltre la presenza di ausili adeguati al tipo di ospite nei punti critici della casa o all'interno del servizio, quindi maniglioni per l'appoggio nei bagni, corrimano, i letti dotati di spondini e quant'altro.
Durante le fasi di entrata e di uscita dal letto bisogna adeguare l'altezza del letto, che deve essere leggermente più alto, quindi circa 60 cm dal letto, per i soggetti con difficoltà nella deambulazione. Bisogna eliminare le poltrone o le sedie troppo basse. Sono consigliate sedie con schienale rigido e con braccioli, perché comunque ti aiutano a sollevare, sono di supporto per alzare l'ospite. L'illuminazione deve essere adeguata, con luce diffusa e non diretta, senza dare zone d'ombra. Le luci notturne devono essere messe nei passaggi pericolosi, come tra la camera da letto e il bagno, e inoltre anche tra le stesse stanze. Ed infine gli interruttori elettrici devono essere posizionati ad altezza media dei soggetti e all'ingresso di ogni stanza, per fare in modo che l'ospite durante la notte non deve andare a cercare la presa. Quindi tutti i momenti e le attività quindi possono essere a rischio per questo tipo di pazienti, e l'importante è ridurre al minimo gli ostacoli ambientali e mantenere per quanto possibile una deambulazione vigilata e assistita del malato proprio come supporto. Che cosa possiamo fare ancora? Mantenere un livello di attività fisica, quindi con passeggiate, deambulazioni in ambienti a lui noti e con pochi ostacoli. Quindi non dobbiamo, se l'ospite è un soggetto a rischio di caduta, non dobbiamo vincolare l'ospite a non passeggiare, a non camminare, a non muoversi, ma dobbiamo invece favorire una deambulazione sicura. Far deambulare il malato vigilandolo, se necessario con assistenza diretta, finché questo è possibile. Mentre invece che cosa non dobbiamo fare? Attenzione, perché non ci sono evidenze scientifiche a supporto dell'uso dei mezzi fisici di contenimento, io qui ho scritto fisici ma anche farmacologici. Quindi la contenzione, sia farmacologica o comunque come la utilizziamo, come viene in genere utilizzata, quindi l'assicurazione cautelativa sull'ospite, non è la via sicura unica alla riduzione delle cadute. È necessario invece identificare con cura i bisogni espressi dall'ospite, basati quindi sul suo livello di funzione psicofisica e sulla sua storia comportamentale trascorsa, al fine di poter stabilire un corretto piano di gestione dell'ospite all'interno della struttura. E io vi ringrazio per l'attenzione e intanto vi facciamo vedere un piccolo video di una nostra ospite che ha avuto una frattura di femore e che è stata Allora, Agata è una nostra ospite di 76 anni che ha avuto appunto una frattura di femore, e adesso vi facciamo vedere una fase di riabilitazione che è stata fatta direttamente all'interno della nostra struttura. Perché generalmente che cosa succede? Quando l'ospite ha una frattura di femore passa un mese in riabilitazione in ospedale, dopodiché viene ritrasferita in RSA, e questo comunque comporta tutta quanta una serie di problematiche sia per l'ospite che per le strutture stesse. Invece noi siamo riusciti a creare un percorso idoneo sia per le strutture che per Agata, e quindi abbiamo iniziato a fare la riabilitazione post intervento direttamente all'interno della nostra struttura.
Mo basta. Lei è un'artista. Spero abbiate gradito. Sicura, non si sta. Però stai bene, la sicura? Sì, sì. Questo lo devo accendere. Poi dopo lo spingo, no? Okay. L'ho spinto già. Ok. Vai avanti. Allora, buonasera a tutti. Io sono una fisioterapista. E lei è la mia collega Maria, l'educatrice. Quello che vogliamo presentarvi è l'approccio terapeutico riabilitativo nei pazienti con frattura di femore e deficit cognitivo. Portiamo oggi in questo lavoro due casi clinici a confronto, Wanda e Maria Teresa. A tutt'oggi sono presenti nella nostra struttura di Villa Letizia. Allora, innanzitutto brevemente... Che cosa si intende per riabilitazione? La riabilitazione è quell'insieme di interventi che servono allo sviluppo nel più alto potenziale della persona sotto diversi aspetti, tra cui quello psicologico, quello sociale, quello occupazionale, educativo, in relazione al deficit della persona. Tra gli obiettivi fondamentali della riabilitazione in RSA c'è il mantenimento di quelle capacità residue e quindi dell'autosufficienza della persona. In alcuni casi, quindi, con alcuni pazienti, possiamo andare ad ottenere un miglioramento, un recupero e addirittura un potenziamento di alcune abilità che caratterizzano quindi l'individuo nella sua unicità. Il termine riadattamento è inserito tra gli obiettivi della riabilitazione in RSA in quanto rappresenta un adattamento continuo della persona in una situazione che si evolve continuamente. Allora, come già detto prima, io sono una fisioterapista, mi occupo in linea generale della prevenzione, della cura, della riabilitazione in pazienti con patologie muscoloscheletriche, con patologie di tipo neurologico e viscerali.
Le mie competenze nella maniera più specifica sono quello di proporre l'utilizzo di protesi ed ausili, addestrarne all'uso il paziente e quindi verificarne l'efficacia. Inoltre ho anche il compito di produrre un trattamento riabilitativo che è individuale per la persona. Vado a valutare il tipo di trattamento in base agli obiettivi che mi sono preposta di raggiungere. Allora, questa slide è inerente alla frattura di femore, quindi parlo di recupero articolare, quindi recupero dell'ampiezza del movimento nella sua, in tutti i suoi gradi, recupero muscolare inteso come forza, l'equilibrio che mi va a determinare la stazione eretta e di conseguenza la deambulazione. Allora, buon pomeriggio a tutti, mi ha già presentata la mia collega, io sono Maria e sono un'educatrice. Allora, il ruolo dell'educatore all'interno di una RSA si occupa innanzitutto dell'accoglienza e dell'inserimento, quindi di conseguenza, della persona. Questo rappresenta un momento molto delicato perché rappresenta proprio il distacco dalla propria abitazione, quindi da quelle che sono le abitudini, la casa e anche i legami familiari, per entrare a far parte di un contesto differente che viene a rappresentare proprio un nuovo mondo, nella quale la persona deve imparare a relazionarsi di nuovo. Quindi qui il compito dell'educatore è quello di stare a fianco alla persona e far sì che essa si senta accolta, compresa e stimolata. Nel tecnico delle competenze dell'educatore, l'educatore si occupa della sfera cognitiva, sociale, affettiva e relazionale attraverso delle attività occupazionali e laboratoriali. Ne ho inserite alcune e nello specifico ci terrei a parlare della musicoterapia o stimolazione musicale e anche della lettura e scrittura. Sono dei momenti molto particolari e attività che vengono svolte quotidianamente e queste fanno un lavoro soprattutto sul ricordo, quindi attraverso la narrazione, attraverso l'ascolto di musiche che siano brani delle musiche che appartengono alla loro vita passata, riescono a fare un lavoro su se stessi e di ricordo positivo. Anche attività di socializzazione all'interno della stanza occupazionale e così come attività ludiche di gioco e giochi di gruppi. Accanto a queste caratteristiche, l'educatore si deve occupare della creazione dell'ambiente in cui si lavora. Quindi l'ambiente deve essere sicuramente un ambiente sereno, stimolante e che non sia opprimente. Deve valorizzare i saperi e le attitudini delle persone che siano davanti, quindi stare attenti alla storia, al vissuto, quindi anche alla professione che hanno svolto nel loro passato le persone e non costringerli soprattutto mai a frequentare dei gruppi o delle attività che non corrispondano a livello culturale, sociale e cognitivo della persona. Allora, il trattamento riabilitativo prevede due tipi di approcci, l'approccio oggettivo e l'approccio soggettivo. L'approccio oggettivo è dato dall'utilizzo di quelle tecniche e di quegli strumenti che sono tipici della professione, in quanto lavorando in un'equipe multidisciplinare, ogni operatore va a somministrare determinati test in base alle proprie competenze professionali. Per quanto riguarda le mie competenze professionali, quello che vado a somministrare è la scala di Dinetti, che è un test che mi dà un indice di valutazione per quanto riguarda l'andatura e l'equilibrio. Il Mini Mental è quel test di valutazione che valuta il livello di decadimento cognitivo e viene seguito dalla psicologa. L'IADL, eseguito dalla mia collega, quindi dalla figura dell'educatrice, va a valutare quelle capacità di compiere le attività e i gesti della vita quotidiana. Quindi l'approccio soggettivo invece è dato dall'unicità della persona, vista come essere unico e individuale e rispetto agli altri. L'unicità non è vista soltanto per quanto riguarda la persona che abbiamo in cura, ma viene vista anche come unicità dell'operatore. L'operatore è un operatore, ma è anche una persona. Mettendo insieme questi due aspetti, quindi l'aspetto dell'operatore e l'aspetto della persona, possiamo lavorare attraverso l'osservazione per andare a raggiungere, ad eseguire delle strategie di intervento per un raggiungimento di un programma riabilitativo individualizzato.
Quindi il nostro ruolo si concretizza nel mettere su un unico piano quelli che sono gli aspetti fisici, mentali, emotivi e spirituali della persona che si ha in cura. Allora, attraverso questa citazione che abbiamo scelto io e la mia collega, perché abbiamo pensato che comunque è l'essenza di quello che noi vogliamo trasmettervi, è l'essenza di quello che noi ripetutamente e quotidianamente compiamo ogni giorno. Quindi è più importante sapere che tipo di persona abbia una malattia che sapere che tipo di malattia abbia una persona. Allora, vi mostriamo i casi clinici. Allora, lei è Wanda ed è un'ex insegnante di 79 anni con un deterioramento cognitivo moderato e frattura del femore sinistro per caduta accidentale. Lei invece è Maria Teresa ed è un'ex casalinga di 79 anni, anche lei con moderato deterioramento cognitivo, associato però a comportamenti psicotici, frattura del femore sinistro per caduta accidentale. Allora, queste due immagini e queste due spiegazioni rappresentano già un primo approccio alle persone, quindi hanno alcune similitudini, quindi l'età, il grado di deterioramento cognitivo e la frattura del femore, ma mostrano entrambe una personalità differente che tra poco vi mostreremo meglio. Dobbiamo tornare un attimo al ruolo tecnico dei riabilitatori, in cui la presa in cura della persona prevede diverse fasi e sono molto importanti. La prima è l'osservazione, cioè attraverso l'osservazione possiamo iniziare ad avere una prima conoscenza della persona, quindi vedere come si relaziona, se si relaziona agli altri, se si relaziona con l'operatore, quindi come interagisce con il mondo che ha di fronte. Il dialogo, quindi iniziare a parlare con la persona per far sì che si arrivi a scoprire il vissuto, quindi la storia personale, la loro vita. Una volta che abbiamo tutto questo materiale possiamo somministrare i test. Abbiamo già parlato del PAI, che è il piano assistenziale individuale, che viene fatto attraverso un lavoro multidisciplinare, quindi attraverso il lavoro d'equipe, in cui non c'è soltanto l'educatore e il fisioterapista, ma c'è anche il medico, c'è l'infermiere e c'è l'OSS. Ognuno con le proprie competenze, le proprie capacità, le proprie conoscenze alimenta in qualche modo la conoscenza della persona che si è in cura. Quindi iniziamo ad entrare un po' nel vivo del nostro discorso, in cui vogliamo dimostrare che la capacità di comunicare e soprattutto di riuscire a stabilire una relazione positiva con la persona è parte integrante della riabilitazione. Queste sono loro nella loro attività di vita quotidiana, anche Wanda e Maria Teresa insieme. Ve le presentiamo. Sì. Allora, Wanda presenta dei deliri, delle angosce, delle manie di persecuzione, è disorientata nello spazio e nel tempo, manifesta una personalità sicura, socievole, egocentrica, autorevole, sensibile, affettuosa verso coloro che le prestano attenzioni. Maria Teresa invece ha una personalità diffidente, insicura, introversa, molto selettiva e riservata, che cela il bisogno di un punto di riferimento necessario per interagire parzialmente con il mondo esterno. Allora, le due diverse personalità, quindi, nonostante abbiano entrambe una frattura di femore, generano delle strategie di intervento con degli obiettivi che sono differenti. Per Maria Teresa la strategia di intervento è la comunicazione, per Wanda la strategia di intervento è la relazione empatica. Allora, all'inizio degli anni 50 un ristretto gruppo di studiosi associò al termine di comunicazione l'aggettivo strategica. Questo per definire quell'insieme di modalità e di tattiche che servono a produrre dei cambiamenti pianificati nel comportamento umano. Che cosa vuol dire? Che se l'atto stesso di comunicare genera nell'altro un'influenza, tanto vale programmare ed orientare questo potere per raggiungere degli scopi prestabiliti. Torno un attimo indietro. Se esiste una comunicazione strategica, esiste anche un comunicatore strategico. In questo caso io, nei confronti di Maria Teresa, oltre ad avere e ad essere la sua fisioterapista, ho anche una comunicazione strategica, in quanto sono cosciente e consapevole dell'influenza che ho su di lei
quindi attraverso il mio linguaggio, che può essere, come è stato detto anche prima, un linguaggio verbale e non verbale. Questo sistema di comunicazione, quindi non entro nello specifico riguardo al verbale, paraverbale e non verbale, è importante comunque dire che c'è sempre una risposta, il feedback, quindi è una retroazione che va a determinare lo stato della relazione e può essere comunque, utilizza gli stessi canali, quindi il verbale, il paraverbale e il non verbale. Allora, anche questa è una citazione importantissima di un filosofo e psicologo austriaco, Watzlawick, quindi in una sequenza di comunicazione ogni scambio di messaggi restringe il numero delle mosse successive. Allora, questa citazione può essere spiegata con la metafora della partita a scacchi. Immaginiamo che le relazioni siano come una partita a scacchi. All'inizio della partita ci sono i due giocatori che hanno comunque a disposizione entrambi delle mosse disponibili con un numero elevato. Al momento in cui il primo giocatore fa la prima mossa, genera nell'altro una riduzione di mosse come risposta. Quindi con il proseguire della partita si vanno a perdere le mosse, sia per l'uno che per l'altro. E nelle relazioni diciamo che funziona così. Quindi l'intervento strategico del comunicatore è quello di intervenire sull'effetto limitante della comunicazione per mantenere alte le mosse possibili a disposizione. Il nostro mandato strategico, quindi il nostro compito del professionista, consiste quindi innanzitutto nel condurre la relazione attraverso le forme di comunicazione che sono state elencate, accompagnare la persona verso l'obiettivo clinico, mantenere elevati livelli di motivazione e di fiducia, ma non solo per la persona, ma anche per noi, assicurare buoni livelli di complicità e gestire nel modo migliore l'imprevisto. Un imprevisto, per esempio, potrebbe essere quello del rifiuto al trattamento riabilitativo. Allora, adesso entriamo un po' dentro la relazione, che abbiamo definito relazione empatica, adesso vediamo per quale motivo. Allora, nel rapporto interpersonale ovviamente il sapere ascoltare è una caratteristica fondamentale e l'ascolto richiede tre prerogative che sono la discrezione, perché quando ci relazioniamo insieme ad un'altra persona bisogna essere discreti, essere flessibili. La flessibilità è una componente molto importante perché è quella che ci deve permettere, che ci può permettere quindi di cambiare approccio se l'approccio che stiamo utilizzando non funziona e saper cambiare anche il proprio punto di vista e l'attenzione nei confronti della persona. Quindi tutto questo ci permette di andare oltre attraverso proprio la comprensione empatica, che è l'attenzione all'altro, quindi la capacità di mettersi nei panni degli altri ed uscire soltanto temporaneamente da quella che è la propria dimensione. Allora, la relazione empatica ovviamente è un legame, ed è un legame di emozioni, desideri, ma anche di aspettative. La relazione deve essere una relazione positiva, ed è positiva quando è basata su 5 principi. Il primo è la coerenza. Bisogna essere coerenti tra le parole e le azioni. Se dico di fare una cosa, il mio atteggiamento deve essere lo stesso che ho appena detto. Mi devo dimostrare disponibile all'altro. Devo comprendere l'altro, comprendere il proprio punto di vista, anche se non lo condivido. Questo permette una collaborazione tra le due persone che entrano in collaborazione per far sì che si arrivi alla costruzione della fiducia, che è l'elemento centrale della relazione empatica. All'interno di una struttura, come l'RSA, il tipo di relazione che si crea è una relazione d'aiuto. E questa relazione diventa proprio il luogo del cambiamento per la persona, quindi il luogo del miglioramento. E in questo luogo, in questo momento, in questa relazione, la persona si deve sentire accettata nella sua globalità, ma anche e soprattutto nei suoi limiti e nelle sue fragilità. Quindi dimostriamo che l'incontro tra la persona e l'operatore diventano proprio l'elemento più significativo e portante affinché ci sia un intervento efficace. Stiamo arrivando alle conclusioni e da quanto detto finora emerge che la personalità della persona che si è in cura, il vissuto, quindi la sua storia, e il rispetto nei confronti di questa persona
siano gli elementi portanti della riabilitazione, ma soprattutto sono quegli elementi che rendono flessibile il nostro lavoro, cioè il nostro approccio relazionale. Abbiamo parlato di confronto. Perché abbiamo messo a confronto? Che sta succedendo? Benissimo. No, non è questo. Ok, vabbè. No, dobbiamo forse arrivare. Se faccio così. Non era proprio l'ultima. Non era proprio l'ultima. Allora, quindi, abbiamo parlato di confronto, perché vabbè, lo faremo così, lo faremo così. Ok. Faccio qualcosa, che faccio? Così. Andiamo così? Ok. Riconcludiamo. Riproviamo. Quindi, perché confronto? Allora, abbiamo parlato di confronto perché... Abbiamo detto che queste hanno due personalità completamente differenti e abbiamo parlato della loro esperienza personale, quindi del loro vissuto, della loro storia. Quindi, mentre Wanda predilige le attività occupazionali perché, avendo mantenuto la componente di socializzazione, riconosce nell'ambiente occupazionale la propria storia, mentre Maria Teresa, essendo una persona molto più chiusa, molto più riservata, predilige l'attività riabilitativa individuale che ha trovato attraverso Verusca, perché riesce appunto a contenere le caratteristiche della sua personalità, evitando il confronto con gli altri, che è ciò che più la destabilizza. Ah, però non stiamo facendo la presentazione. Ah, pertanto c'è il video, però... C'è il video? Sì. C'è il video? Cioè, i risultati conseguiti. Ah, ok. Perché non stai sulle slide, sul... Sì, ma... Ovviamente. Questo. Sì, sì, tanto il video comunque non è delle slide. Okay. Allora, quindi, i risultati conseguiti con Maria Teresa e Wanda sono i seguenti. Allora, Maria Teresa entra in struttura con un livello cognitivo ai limiti del grave e non deambulava. Ad oggi il suo deterioramento cognitivo è moderato e deambula con ausilio e assistenza. Mentre Wanda entra in struttura con un deterioramento cognitivo grave, non deambulante, ad oggi il deterioramento cognitivo è tra il grave e il moderato, anche se tuttora non è deambulante. Quindi con questo volevamo dimostrare che il lavoro dei riabilitatori è un lavoro di squadra, lavorano a stretto contatto e ciò che diventa importante per noi, quindi per l'operatore stesso, non è tanto la strada che la persona, il paziente scelga di seguire, ma piuttosto il raggiungimento dell'obiettivo finale. Quindi, anche se Wanda predilige di più le attività occupazionali, avendo un distacco da quella che è la fisioterapia, un rifiuto, comunque siamo arrivati con entrambi i casi ad avere un miglioramento e soprattutto un buon inserimento all'interno della struttura. Quindi l'obiettivo finale è quello. Devi andare su questo, ma lo devi prendere dal letto. Sì, devo ritornare qua. Ok. In questo video sono presenti tutti i canali di comunicazione e c'è anche la gestione dell'imprevisto. Bravissima, dai, alza la testa, tira su. Hai visto quanto sei brava?
Non sono brava per niente. Sei brava, lo devi vedere che sei brava. Io devo andare su. Adesso andiamo su, prima arriviamo fino alla sedia, ci sediamo e poi andiamo sopra. Che vuoi fare sopra? In sala TV. Vuoi andare in sala TV? Hai fame? Sì. E ora tra un po' è pronto anche il pranzo. Adesso arriviamo fino alla sedia. Ci sediamo. Non ce la faccio più. Allora, guardami un po'. Stai tranquilla. Arriviamo fino alla sedia. Guarda dove sta la sedia. La vedi la sedia? Sì, sì. E allora arriviamo. Alza la testa. Facciamo gli ultimi passi bene, eh? Dai, bene. Vai, uno. Alza la testa. Bravissima. Brava. Ecco qua. Spiegavo quello che volevo dire della comunicazione. Allora, in realtà c'è un altro video di Wanda, ma non parte l'audio, quindi proviamo ad aprirlo. No, questo. Allora, vedremo soltanto le immagini, perché non c'è proprio, non funziona l'audio. Quindi quello che volevamo trasmettervi con questo video è che Wanda, nei suoi momenti di deliri, di rabbia o frustrazione, come abbiamo detto, la strategia di intervento per lavorare con lei è proprio la relazione empatica, quindi attraverso l'affettività, quindi con gesti affettuosi, parole carine nei suoi confronti, Wanda si tranquillizza. Quindi quello che volevamo dimostrare, insomma, in questo video era semplicemente quello, anche se l'audio non c'è. L'espressione del viso, manda i baci, comunque sorride quando le viene fatto un complimento. Quindi quando si lavora sull'autostima, si lavora sulla sua autostima. Oh, vabbè, tanto riparte. Comunque. Vabbè, tanto c'erano i ringraziamenti, avevamo messo una... lo so, ma che facciamo? L'ha fatta apposta la dottoressa. Sì, infatti, perché eravamo poco in difficoltà allora per alleggerire il tutto, giustamente. Benissimo. La gestione dell'imprevisto. Sì, sì, sì. Come si gestisce l'imprevisto? Vabbè. Volevamo ringraziare Wanda e Maria Teresa, ma soprattutto tutte le persone che loro rappresentano. Sì. Rappresentano, sì. Quindi, perché attraverso di loro comunque impariamo tanto ogni giorno. Grazie a tutti per l'attenzione. Allora, grazie mille. Adesso vediamo se riescono a fare le scale per tornare a posto, che secondo me tenetevi pronti. Ci sono ortopedici in sala, no? Allora, Dulcis in fondo, la nostra prima RSA. Diamo il benvenuto all'equipe della prima RSA geriatrica di Guidonia. Si presenteranno da soli e buon lavoro. Buon pomeriggio, sono la dottoressa Ursino, medico responsabile della prima RSA geriatrica. Allora, io con l'equipe con cui collaboro vi presenteremo un caso clinico abbastanza particolare, un paziente giovane affetto da demenza frontotemporale precoce. Il paziente, di anni 28, giungeva alla nostra osservazione proveniente dal proprio domicilio e quindi una domanda che ci si pone è: come mai un ricovero in RSA? Il ricovero è avvenuto perché la famiglia non riusciva più a gestire in maniera autonoma presso il proprio domicilio il paziente, perché aveva iniziato a presentare un peggioramento delle condizioni sia fisiche che cognitivo-comportamentali. Vi darò brevi cenni per quanto riguarda la demenza di tipo frontotemporale. Rappresenta circa il 10-20% dei casi di demenza ed è riconosciuta come una delle demenze più comuni tra i giovani. È una malattia di tipo neurodegenerativa che colpisce i lobi frontali e i lobi temporali.
I lobi frontali controllano il linguaggio e il comportamento, mentre i lobi temporali controllano il movimento e la capacità di pensiero. A noi il paziente, quando venne al ricovero, si presentava con un deficit cognitivo moderato severo associato a disturbi del comportamento. Presentava afasia globale, un deficit della deambulazione di grado severo ed un'iniziale disfagia per i liquidi. La diagnosi al paziente fu fatta all'età di 23 anni, quindi ben 5 anni prima, e dopo aver escluso la patologia di psicosi schizofrenica. E proprio per questo motivo il paziente fu sottoposto a molteplici indagini, tra cui quelle strumentali come TAC, la risonanza, indagini di tipo genetico, e fu sottoposto anche a trattamenti di tipo terapeutico. Durante il ricovero presso la nostra struttura, il paziente ebbe un graduale e progressivo declino della sintomatologia. Dal punto di vista comportamentale iniziò ad avere una totale perdita di empatia, una totale riduzione del coinvolgimento nelle attività quotidiane. Iniziò ad avere inizialmente uno scarso e poi completamente un assente interesse emozionale sia nei confronti dei propri familiari che degli operatori stessi. Dal punto di vista del linguaggio iniziò ad avere problematiche di tipo espressivo, non comprendeva più le parole, non riconosceva più gli oggetti e dal punto di vista invece dell'attività motoria arrivò già da noi in carrozzina, quindi con un deficit della deambulazione di tipo severo, ma iniziò ad avere un peggioramento della rigidità muscolare, aumenti del tremore e la disfagia da lieve iniziò ad essere una disfagia di tipo severo sia per i liquidi che per i solidi, fino ad arrivare ad una sindrome d'allettamento. Dal punto di vista del trattamento farmacologico, noi aumentammo soltanto gli antidepressivi per migliorare il tono dell'umore. Fu sospeso l'inibitore dell'acetilcolinesterasi perché dava più effetti collaterali che benefici. Al bisogno furono utilizzati o neurolettici o antipsicotici. Furono aumentati i miorilassanti per la rigidità muscolare e aumentati anche i farmaci per il Parkinson proprio per gestire il tremore. L'unico farmaco ex novo che noi introducemmo fu l'antiepilettico perché durante il ricovero iniziò a presentare anche crisi comiziali. Quindi una domanda che ci siamo posti noi equip è come intervenire su un paziente così giovane, anche perché era un caso unico. E noi ci siamo dati una settimana di tempo dall'inizio del ricovero per valutarlo attentamente. Durante una riunione di equip è stato redatto un PAI, che sarebbe appunto, come già è stato detto precedentemente, un progetto assistenziale individualizzato, e tutti in accordo abbiamo capito che si doveva intervenire con un piano prettamente assistenziale riabilitativo. Detto questo, cedo la parola all'infermiere che vi parlerà appunto della parte assistenziale. Buonasera a tutti, sono Michele De Zorzi, infermiere in geriatria 1 Guidonia. E come stava spiegando la dottoressa, è stato un tipo di assistenza un po' particolare. Vogliamo sia per la poca collaborazione da parte di quest'ospite e vogliamo non per ultima anche il discorso dell'età, no? Quindi molti operatori che più o meno hanno anche la mia età erano praticamente quasi coetanei con l'ospite, quindi questo significava avere un grado di sensazioni di emotività più forte del previsto, insomma, o del solito. E andiamo a vedere per punti molto riassuntivi intanto quella che è la figura dell'infermiere, sia in questo caso, ma si può penso generalizzare in altre tipologie di pazienti. E la figura dell'infermiere è una figura centrale nell'assistenza. E come figura di infermiere partecipiamo attivamente a quello che spiegava poco fa la dottoressa, quindi al PAI, al piano di assistenza individuale,
e credo che sia importante sottolineare che l'infermiere è l'operatore e la persona che passa più tempo con gli ospiti e con i pazienti. Da questo ne capiamo bene l'importanza come figura, perché è quell'operatore, è quel professionista che può farci capire se questo piano che è stato instradato per l'ospite sta portando risultati oppure se stiamo andando completamente fuori strada, insomma, perché appunto con il tempo che passa in reparto l'infermiere insieme all'ospite può rendersi conto se il piano ha una validità oppure no, quindi se si deve cambiare strada oppure se si sta procedendo bene. E l'infermiere quindi assiste nei bisogni primari, l'assistito, e in questo caso specifico andiamo a vedere il primo bisogno, che è quello dell'alimentazione e dell'idratazione del paziente. Avendo un paziente che inizia a avere problemi di disfagia, sicuramente l'infermiere doveva essere attento a questa problematica e doveva assistere in tutto e per tutto l'ospite, quindi con una valutazione e un'assistenza continua. E anche nel bisogno dell'eliminazione c'era quindi una deambulazione quasi assente praticamente. Questo comportava a vari casi di stipsi e quindi l'infermiere era colui che aiutava anche l'assistito a raggiungere questo bisogno primario. Nell'igiene personale chiaramente, molto importante nella prevenzione delle lesioni da decubito, perché potete immaginare è un evento molto traumatico nel paziente anziano, ma può accadere anche in un'età così giovane, essendo allettato il paziente quasi completamente, quindi procedevamo con dei cambi posturali continui, insomma, durante la giornata. E la mobilità, la sicurezza, l'assunzione dei farmaci, che è una responsabilità pienamente data all'infermiere. E sui rapporti sociali vedremo più avanti come anche l'infermiere, essendo una figura molto presente nel reparto, doveva anche parlare con i familiari. E potete capire che per un'età così giovane come questa del nostro paziente di 28 anni era anche difficile far entrare nell'ottica questi familiari, che comunque la situazione era molto grave e la demenza, insomma, comportava veramente una situazione difficile da accettare da parte di un padre e di una madre. E qui andiamo a vedere dei punti importanti, insomma, su un'assistenza: creare un ambiente tranquillo, evitare distrazioni e troppi stimoli per l'ospite, evitare quindi le situazioni stressanti, organizzare le giornate con un programma ben preciso, quindi senza portare grandi stravolgimenti all'ospite che era già in difficoltà. Parlare lentamente formulando frasi semplici, e qui come abbiamo visto anche in altri interventi, importantissima la comunicazione non verbale anche in questo caso, quindi essere vicino empaticamente al paziente, capire la situazione e emotivamente far capire la vicinanza, insomma, no? Soprattutto nei momenti in cui i familiari non erano o non potevano essere presenti in struttura. E qui voglio sottolineare il discorso anche anche se sembra un po' strano su un paziente del genere, però l'infermiere ha anche il compito, insieme chiaramente agli altri colleghi e agli altri riabilitatori, di cercare di portare l'ospite a riassumere la propria autonomia nelle attività di vita quotidiana. E anche se sembra difficile in un'occasione del genere, in un paziente del genere, e mantenere e migliorare le capacità residue in modo da conservare il più a lungo possibile l'autonomia dell'individuo con demenza. Questo non era quasi mai possibile in questo ospite, quindi nella collaborazione nel vestirsi, nel lavarsi, nell'assunzione dei pasti, ma un minimo di autonomia ancora si poteva trovare in alcune situazioni, anche nel vestirsi un minimo di risposta in qualche occasione c'è stata, insomma. È difficile in un'assistenza del genere trovare degli stimoli anche da parte degli operatori, perché i risultati non si possono vedere immediatamente.
potenziare le abilità cognitive della persona attivando e stimolando tramite specifici esercizi sulla memoria, sull'attenzione e la concentrazione del linguaggio. Non c'è da trascurare il rapporto con i familiari di cui stavo parlando prima, perché i genitori non avevano capito inizialmente la situazione del figlio e quindi c'era uno scontro anche con gli operatori inizialmente. Parte del compito dell'infermiere è quello di indirizzare anche i familiari in un'assistenza anche psicologica se ci fosse il bisogno. E in quest'ultima slide volevo riassumere, parlando anche di questo discorso sulla umanizzazione delle cure, con questo acronimo VIPS, nel primo punto troviamo valorizzare, quindi credere fermamente nell'essere umano, che questo valore è indipendente dall'età, che in questo caso era così giovane, o dalle capacità cognitive. Quindi anche se l'assistito non rispondeva attivamente, noi dobbiamo credere nell'essere umano e è una spinta per la nostra assistenza. Individualizzare, quindi appunto riconoscere l'unicità di ogni individuo. P come prospettiva, comprensione del mondo e della prospettiva dell'assistito, quindi capire la sua situazione empaticamente, quindi capire ma non farsi travolgere da questa situazione disperata della famiglia. E S come ambiente sociale, quindi cercare di creare tutte le situazioni in cui il paziente, l'ospite, possa vivere serenamente la sua degenza e cercare comunque di non fargli mancare tutti i suoi punti di riferimento. Grazie per l'attenzione. Buonasera, io sono Michela Reggimenti, la fisioterapista della prima RSA. E ovviamente non starò qui a ripetere il lavoro del fisioterapista qual è e entreremo subito nel vivo della questione. Quindi, come avete capito bene, si tratta di un paziente abbastanza singolare. E il paziente che arriva da noi appunto in carrozzina e viene fatta subito una prima valutazione diciamo in toto, l'equilibrio nella posizione seduta è abbastanza conservato, all'inizio vengono effettuati dei test per valutare appunto aprassie, test sulla comprensione e sulla capacità di collaborare, completamente dipendente nelle attività della vita quotidiana, presenza di afasia, rigidità muscolare, tremori, i pochi movimenti conservati, soprattutto quelli a carico degli arti superiori. Se aiutato, il paziente riesce a portare il cibo verso la bocca, compiendo così il gesto finale. La funzione prensile è possibile solo se stimolata, soprattutto nella tenuta piuttosto che nel rilasciare gli oggetti. Sono presenti lievi movimenti del capo, esegue con lo sguardo piccoli movimenti, soprattutto legati allo spostamento degli oggetti. Impossibile non solo raggiungere la stazione retta ma anche a mantenerla, anche se viene aiutato in maniera abbastanza pesante, insomma fortemente. Data quindi la complessità del caso, dopo una prima valutazione fatta si decide quindi di procedere ovviamente con un lavoro di equipe, quindi più figure riabilitative, il medico, l'infermiere, l'educatrice, il terapista occupazionale, l'assistente sociale e la psicologa. L'obiettivo qual è? Innanzitutto è quello di ricercare un contatto con il paziente, stabilendo così una relazione empatica. Stamattina abbiamo ampiamente parlato appunto dell'importanza della relazione, di stabilire una relazione empatica con il paziente. E come? Ovviamente stimolandolo il più possibile con tutta una serie di input e stimoli visivi, verbali, tattili, uditivi, anche attraverso l'ascolto della musica fondamentale, e anche per riattivare alcune, diciamo, sia per attirare la sua attenzione e anche per facilitare alcune prestazioni. E ovviamente vengono fatti ad ascoltare dei brani scelti accuratamente sempre su consiglio dei parenti.
e poi stimolandolo da un punto di vista propriocettivo e motorio. Entrando più nel dettaglio, i vari interventi riabilitativi che sono stati proposti, allora, il terapista occupazionale, diciamo, si è occupato soprattutto dei cambi posturali inizialmente e maggiormente del training dell'alimentazione, fin dove è stato possibile ovviamente. Riguardo ai cambi posturali, inizialmente durante le alzate mattutine il lavoro del terapista occupazionale non è stato un lavoro passivo, ma diciamo si è cercato di mettere il paziente in condizioni di collaborare seppure in minima parte. Purtroppo con scarso successo, quasi immediatamente si è passati all'utilizzo di ausili quali lo standing e il sollevatore. Per quanto riguarda l'alimentazione, come abbiamo già detto all'inizio, se aiutato era in grado di compiere il gesto finale, cioè quello di portare il cibo verso la bocca, anche con l'utilizzo di vari ausili, quali posate con l'impugnatura modificata. L'educatrice, da parte sua, diciamo, ha cercato inizialmente di creare un canale di comunicazione con il paziente, e il quale inizialmente si presentava con una postura piuttosto chiusa, una postura data non solo dalla sua patologia, quasi però, diciamo, quanto quasi a dimostrare una chiusura più profonda, una chiusura verso il mondo esterno. Per cui il primo passo, insieme al fisioterapista, è stato quello di posizionarlo su una sedia posturale, quindi non solo per garantirgli una migliore postura, una postura più accogliente, più comoda, più confortevole, ma anche per facilitare una postura, diciamo un'apertura verso l'ambiente esterno. Tanti sono stati gli stimoli dati, stimoli legati soprattutto al suo vissuto precedente. Ha partecipato ad alcune attività educative, attività dove si è cercato di stimolare il più possibile quelle che potevano essere le sue capacità residue, e sfruttando anche la manipolazione di alcuni materiali, quali ad esempio impasto per i dolci, pizza, tutti comunque materiali facilmente manipolabili. Molto utile è stato anche il contatto con gli altri pazienti ed operatori, e a volte sembrava riconoscere voci e persone. E ha partecipato ad alcune uscite esterne, quali il centro commerciale, dove insieme al gruppo ha condiviso il momento, l'atmosfera, anche mangiando della pizza. E alla vista degli animali rispondeva positivamente, soprattutto alla vista dei cani, e manifestava